Mi chiamo Alessandra Celletti, sono una pianista, musicista da sempre. Vivo a Roma in una piccola casa con il mio gatto e il mio pianoforte. Ho bisogno di essere circondata da oggetti in cui rispecchiare tutte le mie passioni. È come un po' ricostruire un mondo incantato che poi cerco anche di trasferire nelle mie composizioni e con il quale cerco di contagiare le persone che mi ascoltano. Questo progetto nasce dal mio desiderio di libertà e anche dal desiderio di portare la musica in giro per l'Italia a tutti gratuitamente. Volevo veramente fare proprio in questo momento complesso e difficile qualcosa di speciale. È un progetto al quale mi sto dedicando veramente 24 ore al giorno, però questa che all'inizio era partita come un'idea quasi pazza, in realtà mano a mano che vado avanti, mano a mano che tutti i pezzi prendono posto, mi sembra che veramente sia una cosa possibile e quindi credo che alla fine ci riuscirò. Ho pensato di caricare il pianoforte, ancorarlo sopra un piccolo camion e girare così tutta l'Italia, poi una volta che ci fermiamo poter aprire gli sportelli laterali magari con delle manovelle, non so, dei fili che lo tengono unito da qualche parte e poter fare questa magia di trasformare il camion in un vero e proprio palcoscenico. Non so se questo mezzo riuscirò a trovarlo da qualche parte, però spero di sì. Gente sopra qua ti ha riaffiato per terra? Sì, sì. Apre questo fantastico camion, un camion poco, c'è una pompa idraulica dentro con un deviatore che ti fa aprire le sponde e il tetto. Ok. Un po' con mavano. Esatto, fai questo movimento, cioè, anche e si incolla sulla tavola del legno, a quel punto non innesca più. Diciamo che la posizione è comunque il nostro modo, perlomeno di partenza è questa. Sì, tante belle cose. Grazie. Grazie anche. E secondo me attirerà parecchia attenzione, abbastanza unica come cosa. Prima cosa da risolvere è l'aspetto economico per poter affrontare le spese proprio di partenza. E in questo mi sta aiutando MusicRaiser, che è un sito veramente geniale perché aiuta proprio i musicisti indipendenti a realizzare e a concretizzare dei progetti. Ovviamente dopo aver concretizzato la parte economica c'è tutta la parte organizzativa che anche è gigantesca perché dovrò contattare tutti i comuni per chiedere le autorizzazioni, i permessi, capire dove andrò a dormire durante la notte. E poi Venezia, Milano, Trieste, intanto fino a lì, poi Udine, Tarvisio.
Bene, si è perso. Adesso comincia tutta l'opera, povero Daniel dovrà aprire tutto, scaricare tutto, rimontare tutto. Spero soprattutto di portare, oltre alla musica, anche qualcosa di sorprendente. Aprire questo camion e fare uscire questa musica. Insomma, mi aspetto che le persone siano felici e un po' sorprese e coinvolte da qualcosa che non sia istituzionale, ma ecco, sia veramente come una piccola magia ogni volta. Quello di provare proprio gioia durante un concerto, perché piano piano con l'esperienza sono riuscita a trasformare la paura che comunque c'è, l'ansia della prestazione, il fatto di cercare di non sbagliare neanche una nota, fregarsene un po' di tutto questo e cercare veramente un momento di comunicazione sincera, appunto, dove non conta più se sbagli qualche nota, ma conta veramente il legame che riesci a creare in quel momento con chi sta ascoltando. E non è come a volte si pensa, che sono io con il pianoforte e basta. In realtà in un concerto sono io con tutto quello che ci sta intorno. Ogni esperienza è veramente diversa dall'altra. Pianoforte da quando sono veramente piccola, credo che avevo 5 anni e mezzo. Mi sembra di aver imparato prima a leggere le note sul pentagramma che non le lettere dell'alfabeto in prima elementare. La mia prima insegnante si chiamava Angela e andavo la domenica mattina, per cui per me era quasi un po' una cosa festosa. Non c'era mai appunto quest'idea della lezione di pianoforte, ma piuttosto proprio di giocare con la musica e con i suoni, quindi mi ha trasmesso proprio questa cosa bella che credo mi sia rimasta, per cui la musica è comunque prima di tutto un gioco. Noleggiare un pianoforte digitale risolverebbe un sacco di complicazioni, sarebbe uno strumento maneggevole, non avrebbe bisogno di microfoni per l'amplificazione, sarebbe molto più sicuro e stabile. Però più ci penso e più vorrei viaggiare con un pianoforte acustico, un pianoforte vero, fatto di legno, di martelletti, di corde d'acciaio. Questo perché per me il pianoforte è come un essere vivente veramente, cioè ogni strumento è diverso dall'altro, per cui con un pianoforte acustico si crea veramente un dialogo vero come si può creare con un essere umano. Quindi cercherò di trovare uno strumento acustico, anche se sicuramente viaggiare con un pianoforte a mezza coda o a coda comporterà tantissimi problemi, come appunto quello dell'amplificazione e soprattutto immagino quello dell'accordatura, perché naturalmente durante il viaggio un pianoforte acustico si scorda, perché con le buche, con le strade, anche con i cambi di temperatura ci sarà questo problema da risolvere. Forse lo spingitore non è ben centrato, non lo so. Dopo do un'occhiata. Invece la corda è stata rimessa? Sì, la lascio più tirata. Cioè, non mi è chiaro. Chissà perché, cioè la posizione dello spingitore
è giusto. Cioè, non capisco. Penso di essere ancora un po' come dei bambini, perché per me gli oggetti hanno un significato molto particolare, diventano quasi delle persone, dei personaggi con cui stabilire un dialogo. Per questo ho pensato anche di portare con me qualche oggetto da poter condividere sul palcoscenico, ad esempio questo piccolo camioncino che ho decorato scrivendoli proprio piano piano on the road, mettendoci una porporina dorata e delle stelline sul tetto, un cuore al posto della benzina. Pensavo di trasformarlo in un salvadanaio e quindi appunto questo servirà per contenere i guadagni. Sarà sicuramente qualcosa di molto minimale, anche perché in questo modo si darà sicuramente più risalto alla musica, ma anche ai luoghi stessi che saranno da cornice ai concerti. Gli stessi sguardi delle persone, tutto sommato, sono un elemento scenografico. Sulla revisione acuta le corde sono sempre un po' sporche, quindi è già difficile accordarle bene, sì, perfettamente. Quindi, allora, quando ne sento due che sono accordate bene, cerco di farle come le altre, in maniera che siano tutte omogenee, perché poi alla fine il pianoforte è importante che sia omogeneo. Infatti. Preferisco dare un'occhiata. Ecco. Si deve essere consumato. Allora non è il martello che colpisce, sì, ma quando questo va su. Sì, fa questo. Sì. Vabbè, mi sembrerebbe un po' una batteria. Thank you.
per me sicuramente è una comunicazione sincera, autentica, cercando di rispettare veramente a fondo quello che si è. Quindi essere indipendenti e non farsi sicuramente tentare o sedurre da un'idea di successo fine a se stesso. Io penso sempre che sia bello anche avere un pubblico di 3 persone, 4 persone che mi stanno ad ascoltare, se queste persone mi apprezzano per come sono realmente e non per come sono stata costruita da qualcun altro che mi vuole in un certo modo. Ho pensato di portare con me anche un diario, un album, e lasciarlo sul palco a disposizione delle persone che alla fine del concerto potranno lasciarmi per ricordo un loro pensiero sul concerto e sulla musica. Ah, lei mi sta riprendendo, rida. Questo è il riso, questa bella bio. Dire a questo signore di smetterla di giocare. Mi sta accordando? Sì, ma anche se una nota non funziona, non lo sa nessuno. Sì. Thank you.
Alessandra Celletti, accogliamola con un grandissimo applauso. Eccola qui. Dell'aldilà. Non è male. Ok, possiamo andare. No, metà. Quindi noi contiamo i 2 metri della cabina, se ne vanno dentro. Quindi non... sono 5 ma dice che non ci va. Non si. Come? Ma non si può entrare, non si può entrare. Se c'è nel ramo, lo tagliamo. No, mi prendo io la responsabilità. No, no, ma tanto bello. Bello. Ma vedi che scenografia, cioè questo lato qua, in mezzo a questi due alberi, anche la scenografia non è quella che è. Cioè, Mauro, dobbiamo trovare la migliore soluzione. Però non possiamo chiacchierare io e te. Sì, ma c'è una dobbiamo chiacchierare con lui. Abbiamo già chiacchierato con il signor. E allora parla tu, scusa, non dico niente. Se volete tagliarmi per me, aspettiamo e tagliamo. Sarà sicuramente anche la possibilità di entrare in contatto con tanti paesaggi naturali. Io amo soprattutto il mare, però sicuramente anche le distese di verde, i boschi, fare passeggiate in montagna e poi anche proprio gli elementi naturali. No, infatti si... no, qua è un fresco freddino e col diluvio, però speriamo che questa sera cambia il tempo, se no giocheremo a carambola. L'unica cosa un po' triste di questo tour è che per un po' di tempo dovrò stare lontana dal mio gatto, anzi la mia gatta che si chiama Nasino e che ha 11 anni e che è nata in questa casa nella credenza della cucina, e quindi ovviamente siamo quasi inseparabili. Mi sta scrivendo una lettera.
Così è bello. Brava, benvenuta. Questa è la fine del mondo, vedi? L'ultimo asfalto italiano era quello del cimitero. Poi finisce l'Italia. No, se prosegui a piedi sì. Il topo, l'op. La signora è la pianista, no? Sì, esatto. Piacere. Piacere. Buongiorno. Ti piace il giornale di oggi? Sì. Sì. Ah, c'era sul giornale? Sì, ah, è un giornale. Quindi lei è uno dei 25 abitanti. Sì. Sono 5 fratelli, nati qui, una signora magari che ha visto più volte il parto, no? Allora accudiva, aiutava, finché è andato tutto bene. Ma quando c'era una emorragia, qualcosa, allora lì era un problema serio. Eravamo senza strada. Certo. La strada è arrivata nel 50. E quindi a rendersi conto della necessità di un maggior rispetto della natura, delle fonti d'energia, del risparmio, e sono cose che si impara ora. Thank you.
11 pieni di betoniera, lui il progetto di un artista cileno, e lui ha fatto casa per casa Topolò e, con un sacchetto di nylon, chiedendo a tutti gli abitanti di mettere dentro qualcosa, un messaggio, un oggetto, qualcosa per gli abitanti del futuro, del 2125, un ricordo. Stazione e tu che ci hai messo? Ho messo un messaggio e una cassetta audio. E poi tutto è stato chiuso dentro uno di questi bidoncini del latte, no? Abbiamo costruito tutti quanti insieme, anche insieme al cileno, questa arca è chiusa, e qua fuori c'è scritto può essere aperta solo nel 2125. Ma è una roba che ha commosso molto, c'erano delle persone proprio che erano emozionatissime, perché si sono resi conto che nel 2125 nessuno, neanche i neonati, sarebbero stati vivi, no? Per cui è proprio un'altra... è una sensazione del tempo. Ecco, questo invece è un'installazione fatta da un artista bellunese, Donato Maria Bortolotto. Lui è un artista concettuale, lavora con poche cose, ma un monumento particolare. È andato giù a Cividale, ha comprato una Polaroid, l'ha data a un bambino, gli ha fatto fare una fotografia del cielo, ha costruito questo parallelepipedo, ha messo la scritta intorno, che è un verso di García Lorca, El cielo no tiene frontera, il cielo non ha frontiere, e ha murato dentro questa fotografia, ma ormai è invisibile. Tento di pensare che la corrente elettrica da 3 kW è arrivata a Topolò nel 1987. Prima c'è. Lo apriamo tutto, Daniel? Se vuoi, sì. Secondo me sì, perché è bello che si vede anche il bosco di là. Suona? Suona, sì. Cioè, solo che suona un po' più piano? Suona un po' più piano. Spostandolo ti si incastra, per quello. Adesso comunque te lo sistema, non ti preoccupare. Insomma, per un mesetto terrà concerti in giro per l'Italia con questo furgone, che è un furgone apparentemente normale, che però, come vedete, può aprirsi e diventare un palcoscenico. Devono adattarsi ad ogni situazione, come questa che potete immaginare, per cui il pianoforte è sempre a rischio di scordatura. Praticamente sarà l'unica sedia che ci sarà qui questa sera, ma il posto è occupato perché con questo tour sto anche sostenendo un'iniziativa di una ragazza siciliana che ha deciso appunto di chiamare questa sua iniziativa Posto Occupato per sostenere una campagna contro il femminicidio. Quindi questa è la dimostrazione che non ci devono essere posti vuoti. Thank you.
mio cagnolino. Direttore, la corrente. Quindi stasera noi dove siamo? Al Galerone? Sì, il Galerone è lì, confina con le terme e nel parco ci sarà questo concerto. Mentre domani è lì a Porto Ferraio. Scusami, scusami. Okay. Non devo dare soldi. Ah, ok, grazie. Allora. Accanto alla passione per la musica ho sempre coltivato la passione per il volo. A 18 anni mi sono iscritta ad una scuola di volo a vela e ho imparato a guidare l'Aliante. E ho avuto un istruttore molto speciale che mi ha veramente insegnato a superare qualsiasi paura del vuoto e a sfruttare al contrario le correnti naturali, ascensionali, anche le nuvole, per riuscire a rimanere in quota. In questa data qui ci sarà ad ascoltarmi Ferdinando Verde, che è il mio istruttore di volo a vela di Aliante. Thank you.
with your strife. Un bel volo con l'ispettore di volo che ringraziò, grazie del volo. Io ho sempre continuato ad avere questo desiderio di volare senza nessun mezzo di trasporto. Poi quest'anno ho scoperto che questa possibilità c'è, perché in Basilicata ci sono due paesini a circa 1000 metri di altezza che sono uniti da un cavo di acciaio e ti attaccano lì con semplicemente un moschettone e si vola da un paesetto all'altro. Per me in realtà il volo è veramente un'esigenza fisica, quindi quando si parla in maniera metaforica mi resta un po' difficile. Mi ricordo che quando andavo ancora alle elementari ero convinta che come si poteva imparare a nuotare si poteva anche imparare a volare. This year, you have cheated me, pretending you are believing. It's clear now. It's clear now. So firmly now I know you are deceiving. The birth is just a rainbow and the white mirage.